Ciao ragazzi, nuovo giorno, nuova esplorazione, vi faccio vedere un attimo il panorama e anche l'asinello. Mi trovo sul confine fra il Trentino e il Veneto, più o meno fra Schio e Rovereto. E sono qui per, non a caso naturalmente, ma per percorrere la strada delle 52 gallerie. Qui dovrebbero essere circa 6,5 km per 700-800 metri di dislivello, quindi anche abbastanza impegnativo, ovviamente per l'andata, poi ci sarà da fare anche il ritorno. Altra cosa importante, si paga il parcheggio, sono 6 euro, quota fissa, pagabili solo in monetine, quindi procuratevi delle monetine. E strada che dicevo prima essere di 6,5 km, di cui circa 2,5 km dovrebbero essere interamente dentro alle gallerie, quindi consigliano di portare la torcia frontale. Partiamo, superiamo gli Allegri Boy Scout. Strada delle 52 gallerie, costruita anche questa durante la Prima Guerra Mondiale. Primo tratto super camminabile. Poi in realtà ho letto che ci sono dei pezzi abbastanza complessi, dei passaggi abbastanza complessi, tant'è che sono addirittura impercorribili quando nevica o in caso di ghiaccio. Pensiamo sempre a quando l'hanno fatta, quindi circa 100 anni fa, con che mezzi l'hanno fatta e con che mezzi dovevano percorrerla, con che abbigliamento dovevano percorrerla, che è sempre la cosa che mi affascina queste esplorazioni, oltre sicuramente al contatto con la natura. Quota di partenza, forse non l'ho detto prima, è 1200 e arriveremo quasi a 2000, quindi anche un spolverino o felpino sono sicuramente consigliabili. Dopo pochi centinaia di metri ci stiamo avvicinando alla prima galleria. Compagnia minatore, vediamo. Vediamo se è percorribile senza torcersi, questa sembra di sì. Molto corta, molto breve. Questo credo che sia per non far passare le mucche. Molto suggestivo anche l'ingresso fatto così, molto curato. Anche in questo caso, non con nostalgia, ma con constatazione. Una volta le cose venivano fatte per durare e venivano fatte con sicuramente più attenzione, più cura. Tanto ad ogni tornante si apre questa vista meravigliosa sulla valle. Ci sono anche delle altre sentieri, ma non sapendo teniamo la strada principale. Questa è la seconda galleria, poi non ve le farò vedere tutte e 52, ma visto che è la prima, per cui serve la torcia. Senza torcia sarebbe così, non si vede quasi nulla. C'è anche una, quindi l'ingresso principale lì, sulla destra c'è questa deviazione, percorriamola, vediamo un po' dove porta. Questa è super camminabile, a differenza di quelle del Monte Zebio. Qui sembra già finita, è sicuramente franato, probabilmente c'era una feritoia che affacciava sulla vallata, ma adesso appunto è crollata. Torniamo indietro, la percorriamo tutta fino all'uscita. Non è lunghissima. Diciamo che qua forse la torcia se ne poteva fare a meno, però è sempre utile anche per non inciampare. Ecco, probabilmente era così anche di là, quindi con la feritoia per poter controllare la vallata. È curioso come qui nella terza galleria ci fosse quest'antro dove molto probabilmente tenevano le armi, o qua adesso c'è anche quel ragnone gigantesco, non so se si vede. Comunque tenevano le armi o qualcosa di questo tipo, è stato dedicato ad altare, senza entrare nel discorso religioso ovviamente, ma per trasformare, per convertire quella che era sicuramente una nicchia non di piacere, quantomeno in una nicchia di speranza, ecco, mettiamola così, e buon auspicio.
Le gallerie sono tutte abbastanza ravvicinate, almeno per ora. Siamo alla quarta e ormai, che sapete, la mia passione per le gallerie, queste sono anche un po' umide, sapete quanto possa essere felice di questa esplorazione dentro la roccia, dentro la terra. Tutte super camminabili, le gallerie saranno più o meno 2 metri di diametro. Proseguiamo verso l'ottava galleria, la pendenza sale. Non ho parlato prima di pendenza, dovrebbe raggiungere il 22% come pendenza massima, con una pendenza media del 12%, quindi non poco. C'è una galleria principale più una diramazione, che è la postazione solita delle feritoie. Percorriamola. Credo sia questa. No, questa è quella principale. Allora andiamo prima a quella delle feritoie. Qui è un pelo più bassa, però ci si passa tranquillamente. Ah, ecco le postazioni dell'artiglieria. Guardate quanti accidenti. Vabbè. Andiamo a vedere l'altra, che non c'è coda. Ecco, questa per esempio è una postazione d'artiglieria. Adesso c'è la vegetazione, però non so se si vede dalla telecamera, c'è tutta la vallata dietro. Percorriamola tutta. Ah, ecco, qua c'è proprio anche il cannone. Non ci soffermiamo troppo sul voyeurismo macabro. Proseguiamo ancora. Comunque, un'opera veramente clamorosa. Non so perché si dica Titanica, perché Titanic poi è naufragato. Questa si è conservata, però è un'opera clamorosa. Visto che sono tutti lì, noi andiamo di qua, così vediamo dove si arriva. Scende molto, vediamo se era un ricovero per le persone o se sbuca da qualche parte. Vediamo un po'. Qua è un po' scivoloso, meno male che ho le scarpe da trail. No, forse è finita qua, chi lo sa anche in questo che cosa potesse essere, se è franata o se finiva qua, o se magari qua ci tenevano cibo e altre cose per tenerle un pochino più al riparo, se magari ci dormivano. Dormirci forse no, però sì, forse tenevano le scorte. Siamo intorno alla 14ª galleria, credo. Vediamo come si apre proprio questo spazio che domina tutta la valle, tiene perfettamente sott'occhio tutta la zona e ci regala questi panorami meravigliosi. È interessante perché si ha lo scorcio su come si vedevano da fuori quelle feritoie, quelle aperture verso la valle. Il sentiero è praticamente tutto ricoperto di sassi, quindi fango non ce n'è, però è un po' scivoloso lo stesso e soprattutto molto in pendenza. Ok, qui ho perso un po' il conto del numero delle gallerie, ma si apre un sentiero completamente aperto, quindi vedete che di fianco c'è lo strapiombo. È comunque largo, saranno sempre un paio di metri, quindi super safe se si cammina a destra, naturalmente. E vediamo, so se si riesce a vedere l'omino in blu lassù, quanto è in pendenza quel pezzo lì. Forse è quel famoso 22%. Ci divertiremo. Dopo un paio di quei tornanti nascosti che solo la montagna ci sa regalare, sai, quelli che pensi, ah, sono arrivato, e no, invece c'è un altro tornante o un falso piano. Vabbè, siamo arrivati al salitone, andiamo. Non so se riuscirò molto a parlare. Mentre respiro, ci godiamo la vallata meravigliosa.
meravigliosa. Non farò scontati discorsi sulla bellezza italica, che poi potrebbe anche suonare sinistro in questa occasione. Sinistro o destro forse, vabbè. Le battute sono quelle che sono, sono stanco, raga. Dopo quel tratto in super salita, un po' spianato, dentro le gallerie sono ricominciate, quindi dopo quel tratto esposto in salitissima, rispiana leggermente e ricominciano le gallerie e un po' di fresco. Ogni tanto si incontrano dei rinforzi di cemento armato che non so se siano postumi per metterla in sicurezza o se già in fase di costruzione. Credo che siano postumi, però non lo so, forse no in effetti. Se lo sai, se qualcuno lo sa, lo scriva nei commenti. Comunque un po' di franette e di crolli ci sono, effettivamente. Allora, qui c'è l'uscita e qui c'è una stanza. Andiamo a vedere. Vedete che aveva una porta sicuramente rinforzata. Deposito esplosivi, c'è scritto. Bene. Infatti vedete che allora il cemento armato è sicuramente contemporaneo per preservare. Ce ne sono tanti. Questa è un'altra nicchia, ora sede di ragni e un tempo sicuramente di qualche munizione. E qua poi la Santa Barbara, dice, credo, dove veniva riposto l'esplosivo, con un'altra parete di cemento armato. Sicuramente c'era una porta per garantire un minimo di sicurezza. Teniamo presente che erano anche a rischio di armi chimiche, venivano utilizzati gas come attacco, quindi forse quelle porte anche servivano per cercare di ripararsi in un qualche modo dalla intossicazione, dall'avvelenamento da gas. Il 20 luglio del 17, la grande galleria, la 19esima, che misura 370 metri, quindi credo sia la più lunga. I lavori affrontati da 10 imbocchi diversi produssero la realizzazione di un percorso pressoché elicoidale, quindi questa è una galleria che sale a spirale verso l'alto. Teniamo presente che appunto è finita il 20 luglio, è stata conclusa il 20 luglio del 17, poi nel 18 sarebbe finita la guerra, quindi comunque va bene, meglio così che sia finita, va. Percorriamola. Questa, essendo lunga, è anche molto buia, molto ventosa e molto fredda, e soprattutto è quando si entra che si vede molto poco per via dello sbalzo, fuori è molto luminoso, è tutto con questa pietra bianca, quindi c'è un'iperluminosità, quindi quando si entra c'è un po' quell'effetto lì, ci mette un po' l'occhio ad abituarsi. Vediamo appunto, queste sono quelle finestre da cui si prendeva la luce, l'aria, e servivano anche da appostamento. Adesso vedete come gira appunto in forma elicoidale. Vedete l'ennesima finestra e l'ennesimo tornante a spirale. Guardiamo anche com'è poco liscio, poco regolare il terreno. Immaginate di portare su delle cose, magari anche pesanti, come potevano essere i cannoni o anche semplicemente il cibo, l'acqua. Quanto dovesse essere complessa la faccenda. Qui spiana un po', si abbassa anche. Io sono leggermente piegato, non per la fatica, ma se no batto lo zuccone. Sono veramente, so che credo di averlo già detto 10 volte, ma sono super affascinato da che cosa sia in grado di realizzare l'essere umano. Sono circa a un'ora dalla partenza, è sicuramente un percorso fattibile, con un po' di allenamento, fattibile ma impegnativo. Guardate che meraviglia. Senza parole. Inutile ribadire alla signora DJI che qualora mi volesse mandare un drone, qui avrei potuto fare delle riprese spettacolari, ancora più spettacolari.
si vede dove continua il percorso, non so se con lo zoom della telecamera si riesce a vedere le persone, quei puntini là sopra sul pendio. Sei pronto per la scalata? Buon divertimento e buona scalata. In Trentino l'umorismo si conferma non molto apprezzato. Ecco, ci siamo arrivati dove c'erano quei puntini che vedevamo da là. Noi siamo arrivati da là, da qui dovrebbe vedersi. Abbiamo fatto tutto il sentiero, eccoci, eccoci. Poi io sono da solo, beh, con zainetto, però virtualmente sono con voi e voi con me. Galleria credo 43, è quasi tutta in cemento armato ed è anche più piccola di altre, più bassa, più stretta. Vedete proprio tutto anche là, i pannelli di legno, la cassaforma del cemento armato. Guardate dove siamo. Meraviglioso. Ok, dovremmo essere quasi verso il traguardo. Ho lasciato un po' andare avanti loro per farvi vedere questa strada bene. Eventualmente si può anche agganciare, forse quando nevica o... probabilmente qua essendo all'ombra si forma il ghiaccio, anche la neve fa fatica ad andare via. Però oggi, appunto, estate 2022, è abbastanza calda, quindi ghiaccio non ce n'è, di certo la strada qua è stretta. Galleria numero 49, dovrebbero mancarne 3. Ah, questa volta è vero. Ecco il rifugio. Cinquantaduesima galleria Sardegna e ci riporta alla memoria la brigata Sassari di qualche giorno fa. Eccoci al rifugio, eccoci alla vallata. Vediamo se al rifugio riusciamo ad avere una birretta. Il meteo sta un po' peggiorando, ma va bene, incrociamo le dita. Concludiamo il video con questa vista, con questa birretta, strudel e paninetto al formaggio. È molto bella, meravigliosa, sicuramente consigliata questa gita, è impegnativa, è un po' allenati sicuramente bisogna essere. Per tornare giù farò un'altra strada che è un po' più lunga, ma almeno farò un altro percorso. Grazie per aver visto il video fino a qui e fuori e dentro il viaggio continua. Namaste.